l'aeroporto base dal quale effettuiamo la partenza è Piombino, partiamo alle 8.30, facciamo un breve scalo all'Elba, Porto Azzurro alle 9.30 e arriviamo a Montecristo alle ore 11. Si tratta di circa 40 miglia di navigazione, non superiamo mai un numero totale tra visitatori e guide di 100 passeggeri, quindi diciamo per una nave che ne può trasportare 400 la comodità è assicurata. Questa è un'isola che nell'immaginario collettivo ha costituito sempre un mito. Montecristo è uno scrigno di biodiversità all'interno del Mediterraneo. Ci sono diverse specie endemiche da salvaguardare e la fruizione è molto controllata con delle modalità di visita che prevedono piccoli gruppi di persone con accompagnatori. Cinque anni ci aspettavamo di fare questa gita, io e la mia guida. Essere una guida parco con la specializzazione su Montecristo è motivo d'orgoglio, lo dico senza nasconderlo. Per i visitatori arrivare a Montecristo è per tanti il raggiungimento di un sogno inseguito da per tanti anni o per tanti mesi, o magari qualcuno riesce con qualche gift day ad aggiudicarselo a distanza di qualche ora. Sottratta ai tentativi di speculazione degli anni 60, l'isola di Montecristo fu istituita riserva naturale dello Stato nel 1971 e affidata alla gestione del Corpo Forestale dello Stato. Da allora le attività hanno riguardato esclusivamente il ripristino e la conservazione degli habitat, con particolare impegno nei confronti del contrasto alla diffusione di specie aliene invasive. La gestione è continuata fino al 2016 per poi essere affidata all'Arma dei Carabinieri per il reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica. In accordo con i Carabinieri Forestali, che sono i gestori della riserva naturale Isola di Montecristo, ogni anno ammettiamo 2.000 persone sull'isola, 300 posti sono riservati alle scuole e 1.700 sono turisti. Quindi complessivamente sono 22 giornate in gruppi di 75 persone che poi nella visita vengono suddivisi ed accompagnati da guide. Aspettative, terra incontaminata, natura selvaggia. Beh, di vedere un ambiente integro, quindi la bellezza della natura. Poi era un vecchio sogno da quando ero ragazzino, leggendo Dumas, quindi diciamo sono venuto a cercare il tesoro che oggi è la natura, penso. Questa nostra scommessa è nata perché noi siamo sempre stati convinti che è possibile coniugare una rigida, attenta conservazione della biodiversità con una fruizione turistica intelligente, controllata, che permetta a molte persone di fruire proprio delle bellezze che vengono conservate. L'aspettativa è enorme su Montecristo, quindi magari vengono anche persone che non hanno un grandissimo allenamento ma hanno una buona forza di volontà per fare queste iscrizioni. Comunque sono da naturalisti a geologi, ma anche persone che vogliono proprio conoscere questa ultima delle sette isole che è la più difficile da vedere. Abbiamo due tipologie di escursioni, un'escursione che consente di raggiungere il monastero e la grotta del Salto, un'escursione molto impegnativa della durata di circa 3 ore e mezzo, l'altra escursione invece consente di raggiungere e vedere un bellissimo punto panoramico da
dove si può vedere anche una cala che non è Cala Maestra ma è Cala Santa Maria, un'escursione impegnativa, però sicuramente meno rispetto al percorso del monastero. La difficoltà è sia sul punto di vista del dislivello, ma appunto anche del fondo. Un fondo granitico, però tutto sassoso, non tanto in salita in questo caso quanto in discesa, perché ci sono dei punti dove è più scivoloso. Entrambe le escursioni si concludono nella zona di Cala Maestra, dove si vanno a vedere gli abitati, quindi la Villa Reale, la vecchia casa del custode che non è più presente a Montecristo, e un piccolo museo. Sono fondamentali in primo luogo per la sicurezza dei visitatori. Noi sappiamo che Montecristo è un'isola impervia, con dei percorsi anche complicati e distante da dei pronti soccorsi, dei punti dove si può in qualche modo intervenire. Quindi da questo punto di vista le guide sono una garanzia. In più rendono anche la fruizione dell'isola più completa, perché ovviamente spiegano tutte le particolarità dell'isola, raccontano, fanno vedere delle cose che il visitatore da solo non potrebbe mai vedere. Sono preparate da corsi continui che fanno anche di aggiornamento, sia sulla sicurezza, sia sugli aspetti naturalistici e scientifici che riguardano il parco. Questo rende appunto una visita sicura e completa. È un'isola importante perché ha tutta una serie di specie vegetali e animali ad elevato valore conservazionistico. Basti pensare alla capra, quindi è una specie antica, quindi l'unica popolazione vivente di epoca antica allo stato selvatico. Alcune specie vegetali degli endemismi dell'isola e dell'arcipelago toscano. È un'isola su cui sono stati fatti degli interventi proprio per conservare alcune specie presenti, come la derattizzazione. E poi ci sono adesso tutta una serie di operazioni di reimpianto, ad esempio del leccio, che viene coltivato nel piccolo orto botanico e poi messo a dimora nelle zone protette dalle incursioni delle capre. Le aspettative sono state tutte rispettate, è stato un bel giro, il tempo è stato una bella mano, quindi il panorama è stato veramente bello. Il sentiero quello meno impegnativo è stato infatti, raccomando a chiunque di visitare l'isola di Montecristo almeno una volta nella vita. In sinergia con il parco, vista la cresciuta capacità di controllo e di didattica, abbiamo potuto rendere fruibile l'isola a un numero maggiore di persone che vengono accolte dai carabinieri forestali all'arrivo e successivamente guidate da personale, da guide ambientali all'interno dell'isola. Una cosa che riscontro tanto io sono i profumi diversi rispetto ad altre isole. Montecristo ha rosmarino, maro, cisto e di criso che ti invadono. Ti restano addosso per tutto il giorno anche in barca quando vieni via e quindi non, ti porti via qualcosa a Montecristo, anche se non puoi toccare niente ed è un'isola super protetta, l'odore no?